Allora, speriamo che Windows ce la mandi buona. Allora, questa è la prima vista che iniziamo ad entrare nel merito. Quindi, JSON Web Token è uno standard stabilito dalla RFC 7519 e serve a trasferire informazioni. Queste informazioni sono informazioni verificate. Sono impacchettate in formato JSON, implementa diversi algoritmi crittografici per la verifica delle informazioni che trasporta con sé, implementa quindi per fare la verifica un MAC, quindi un Message Authentication Code, ed è contiene in sé tutte, trasporta con sé tutte le informazioni che servono per il suo utilizzo. Allora, eccolo qua, il token, come vedete, è un po' bruttarello, però ci sta simpatico e ci risolve un po' di problemi. È costituito sostanzialmente da tre parti distinte, un header, un payload e la firma, la signature. Tutte e tre le parti sono codificate, quindi attenzione, non crittografate, ma codificate in base 64 e sono separate dal punto. Vediamo, iniziamo a vedere come è costituito l'header. L'header è costituito da due parti sostanzialmente, una di dichiarazione, in una andiamo a dichiarare la tipologia di quello che stiamo utilizzando, cioè un JSON Web Token, il tipo di algoritmo che stiamo utilizzando, in questo caso un HMAC con SHA-256, un algoritmo di hash. Il payload invece contiene le informazioni che vogliamo trasferire e che saranno quindi verificate. In questo caso, ad esempio, nel caso tipico di utilizzo di JSON Web Token, che è per l'autenticazione degli utenti, abbiamo ad esempio l'ID dell'utente, il nome e il suo ruolo, il privilegio della piattaforma dove si copia. E quindi c'è la firma, ultima parte del JSON Web Token, ma non la meno importante, anzi, perché con la firma che andiamo a verificare che il contenuto che viene ricevuto non è stato manomesso. Quindi in questo caso la firma è costituita, anzi sempre la firma è costituita dalla concatenazione in base 64 dell'header e del payload con un hash con l'algoritmo SHA-256 salato con un sale crittografico che è la parola chiave segreta che dobbiamo utilizzare. In questo caso utilizziamo un algoritmo simmetrico, ma poi vedremo anche un esempio, se Windows ce lo fa vedere, in cui ho utilizzato RSA, perché possiamo anche prevedere la firma con una chiave pubblica e chiave privata. Il token completo lo vedete rappresentato sulla slide con diversi colori per riuscire a identificare meglio quali sono le etere, il payload e la firma. Quindi quello che viene trasmesso è così. Così mettete con GET, con POST, nell'header dell'intestazione HTTP, come volete. Non ci sono limitazioni. Qual è l'uso principale che facciamo di questi token? L'uso principale, ma non è necessariamente solo questo che possiamo farne, è per gestire l'autenticazione degli utenti. Risolvendoci, come vedremo adesso nel prosieguo, due cose interessanti. Una, non abbiamo più bisogno di sessioni sul server, e dall'altra aboliamo finalmente, dico io, i punti che mi trovo dal 96 del programma. È utilizzato attualmente da alcune software house che stanno in un discreto sviluppo ultimamente, però non mi ricordavo il nome, ho lasciato subito. Sono queste qua. Allora, prima di vedere quali sono i vantaggi dell'uso di JSON Web Token, vediamo qual è la situazione, diciamo, nell'immediato passato. Il caso proprio classico di client server, parliamo di un'autenticazione utente, ovviamente, ricordiamo appunto che HTTP è un protocollo stateless, quindi HTTP semplicemente non sa assolutamente nulla dell'utente, se è logato, se non è logato, perché non vi riguarda, è per questo che ci si è inventati le sessioni. Quindi il client fa una richiesta inviando il suo login al server, il server fa la verifica sul database se si trova tutto, cioè il matching è corretto, crea una sessione e restituisce al chiamante la sua response contenente l'ID della sessione che il client si va a salvare in un bel cookie.
Questo curriculum, questo ID della sessione, il client lo renderà per tutte le successive richieste al server, il quale verificherà la sessione prendendola dalla database, eccetera, e così continua la comunicazione. Cioè, così si vede che un tantino macchinoso lo è. E qua siamo solo su un sistema di un client su un'applicazione che si trova su un solo server. La questione però in realtà è molto più complessa di così. Qual è il problema? Il problema è che se anche, cioè se abbiamo banalmente un sistema di bilanciamento del carico o un'architettura microservice, cioè che cosa succede se le cose restano solo così? Succede che il client si autentica ad esempio con il server, diciamo con il server A. A un certo punto il sistema di bilanciamento di carico rileva che il server A ha raggiunto un certo livello e sposta l'utente sul server B. Ma il server B, o il C, o quello che è, o il, diciamo, il servizio, non sa assolutamente che quell'utente è loggato, perché dovrebbe sapere che la sessione è dell'altro server, e quindi che cosa succede? Si deve rilogare l'utente? Cioè, questo, diciamo, è lo scenario che ci si viene a presentare. Andiamo avanti. Come ovviamo a questa cosa? Voglio dire, ovviamo mettendo in mezzo un proxy che gestisce tutte le comunicazioni tra il client e il sistema distribuito di server per bilanciamenti, per microservice e così via, e il problema lo abbiamo anche risolto. Il problema lo abbiamo risolto, però che cosa accade? Accade che la complessità aumenta. C'è comunque un livello in più che si viene a frapporre. Inoltre, supponendo l'architettura con i vari di bilanciamento server A, B, C, eccetera, ogni server deve fare la richiesta al database, perché a quel punto lì le sessioni devono essere salvate su un DB, che può essere anche un SQL, ma comunque l'altro server dovrà andare a prendere per poter autenticare comunque l'utente. C'è di meglio? Sì, c'è sempre lui che è bruttarello, però ci risolve questo problema e quindi ci sta anche simpatico. Con il JSON Web Token, tutto questo, semplicemente le sessioni non esistono più. Il server non deve salvare proprio niente su un database né da nessuna parte. Come avviene in questo caso il tipo di comunicazione? Il browser, come nell'architettura, come nella richiesta, diciamo, classica one-to-one, fa una richiesta a quello che è il server o il server di autenticazione sui microservice, insomma, fa la sua richiesta mandando il nome utente e la password. Il server che cosa fa? Verifica che, diciamo, i dati dell'utente, e cosa gli restituisce? Crea una sessione? No, costruisce un JSON Web Token. Nel modo che abbiamo visto prima, con, diciamo, firmato e verificato, e restituisce al client chiamante il token. A questo punto il client, per le successive richieste, invierà nuovamente al server o a un altro server sempre lo stesso token, essendo già autenticato. Questo risolve anche un altro problemino, che diciamo si spera sempre sia raro, però può capitare con server serial bin. E che succede a tutte le sessioni che c'erano qui sopra? In questo caso il problema non esiste, perché quando il server ritorna su, comunque il token è ancora valido. Token che, questo non l'ho detto nella slide precedente, tra le varie possibilità offerte da payload, c'è anche una delle chiavi che possiamo utilizzare, che si chiama XP, che dice semplicemente la validità, la durata di questo token. Quindi se vogliamo possiamo, normalmente si fa così, si stabilisce una data di scadenza. A questo punto il browser, il client che ha autenticato, qui vabbè, lo prendiamo in un'altra salsa, ad esempio il client richiede l'autorizzazione, riceve il token, poi quel token viene inviato dall'utente all'application server, ma può essere 1, 10 o 100.000 application server. Il server che lo riceve deve semplicemente fare una cosa: ha la chiave del token, verifica che il dato non sia stato manomesso, quindi sia verosimile, e attiva, diciamo, i suoi servizi per l'utente. È sicuro? Beh, sì, il JSON Web Token è sicuro, chiaramente bisogna sempre
attuare i dovuti accorgimenti. C'è una cyber security, ma c'è anche una cyber security umana, vuol dire, se noi abbiamo una chiave segreta, certamente non andremo a salvare sul blocco note o sul post-it del server che andiamo ad amministrare. Inoltre, e questo è importante, JSON Web Token non effettua crittografia dei dati che trasmette. I dati sono codificati, la parte crittografica è quella della firma, ma se io trasferisco i token tramite HTTPS, diciamo, ho ovviato anche questo problema. In ogni caso lo standard non indica che noi dobbiamo fare chiamate HTTPS, se le facciamo è sicuramente meglio. La firma inoltre, oltre che con Shadow 256, ha anche un'altra nutrita serie di algoritmi che sono tutti quanti ovviamente indicati nella specifica, può essere fatta anche con chiave pubblica, quindi con e privata, quindi ad esempio con RSA. Poi vediamo l'esempio. Alla fine ciò che avviene è che il token ci assicura che quella chiamata, diciamo, da parte dell'utente sia di veritiere, quindi procede con la fornitura dei servizi. Integra un MAC, quindi un message authentication code integrato, questo è il flusso classico, per cui il client, nel caso di verifica di dati trasmessi, quindi con altro uso del JSON Web Token, costruisce il token, lo invia al ricevente, il ricevente verifica con la sua chiave, che in questo caso ad esempio dovrà essere segreta, fa un matching dei due token, verifica che sono uguali, nel caso sono uguali accetta il messaggio, se sono differenti lo ignora e restituisce, non so, un 404 o un 301 sul sito della Disney, non lo so, qualcosa del genere. Allora, quali sono i vantaggi? Però prima di vedere i vantaggi, io mi spettico in un esercizio, diciamo, rischiosissimo, e apro il browser su Windows per aprire una URL. Ci troviamo. C'è Chrome già. C'è Chrome. In realtà ho tutto sul server locale, ma ce ne faremo una ragione. Allora, invio dei dati in Agapoce, poi un esempio di, diciamo, messo su per farvi vedere un po' che cosa accade. Supponiamo di voler trasmettere, non so, nome, cognome ed età. E cerchiamo di costruire, sì, 25 una volta, 47. E spieghiamoli, impacchettiamo tutto con HMAC e Shadow 256, inviamo i dati, ecco qua. Allora, viene costruito dall'applicazione il token che è in alto, come vedete è costruito dalle tre stringhe concatenate dal punto, c'è la chiave, l'algoritmo è tutto, diciamo, in base 64, la chiave segreta che vi ho mostrato, quella lì, che sta in basso, Y, U, eccetera, eccetera. Il ricevente prende il token, quindi la stringa in alto, verifica con la chiave e accetta la richiesta, perché ci sta a fare quello che deve fare questa applicazione, cioè semplicemente stampa video, restituisce un HTML con il nome, il cognome e l'età. Questo, come dicevo, lo possiamo fare anche in questo caso. Vedete, questo è il motivo per cui avevo messo su questo piccolo esempio, che qui noi utilizziamo la stessa chiave. Stessa chiave vuol dire banalmente cifratura simmetrica. Se invece abbiamo due chiavi, pubblica e privata, quindi ad esempio utilizziamo RSA, ecco qua, vediamo che la firma dal mittente viene effettuata con la privata, che riceve e verifica con la pubblica e si trova e restituisce i dati che gli sono stati inviati, perché sono veritieri, quindi potrebbe ad esempio non salvare la sessione, fornire il servizio all'utente e così via.
quali sono i vantaggi per cui dovremmo utilizzarlo? Allora, intanto è stateless, noi non abbiamo bisogno di gestire sessioni, quindi va bene anche con applicazioni RESTful, è portabile perché, come abbiamo visto, un solo token può essere utilizzato per accedere su differenti backend, domini, servizi. Non ci sono cookie, assolutamente, a meno che proprio non ce li vogliamo infilare per forza, ma appunto ho scritto anche lì, non fatelo perché diciamo non va bene. Il token sul client può essere tranquillamente salvato, ad esempio, con local storage. Il mobile friendly, ricordiamo che fino adesso, cioè, i cookie sono nati per essere utilizzati nel browser, ma un'applicazione nativa per gestire una cosa con i cookie dovrebbe comunque avere una sovrastruttura e quindi maggiore complessità, perché farlo quando la soluzione differente c'è. Inoltre contiene in sé la scadenza, che è una cosa fondamentale soprattutto nel caso delle autenticazioni degli utenti, è cross region, quindi diciamo può essere appunto utilizzato da più parti, non ci sono limitazioni, può essere generato ovunque. E le performance, le performance sono ottime. Vi ricordo che nuovamente che non c'è alcun bisogno da parte dell'infrastruttura del server di prendere dati, salvarli da qualche parte e andarli a recuperare. È molto più veloce fare una verifica di un hash. E poi, voglio dire, è uno standard, non dobbiamo inventare nulla, non dobbiamo reinventare la ruota. Ci sono già tutte le classi, è anche molto semplice da implementare. Adesso non ve lo faccio vedere qui, ma le righe diciamo di script per implementarlo, per esempio di prima, saranno 8 in tutto, insomma. Quindi, come dire, non è assolutamente dispendioso. Le classi, come possiamo utilizzare, già implementare JSON Web Journey? Vabbè, e questi sono soltanto alcuni, per cui abbiamo Node, abbiamo PHP, JavaScript, Perl, Python, Haskell, insomma ce n'è per tutti i gusti, Swift, insomma, per chi è appassionato. E la lista aggiornata, che queste sono solo una piccola parte, si trova su genutil.io. Adesso un caso studio, diciamo, in cui è stato utilizzato il JSON Web Token. Io mi occupo di tutta la parte software del progetto Programma del Futuro, che è un progetto per il CIMI, che nasce per diffondere il pensiero computazionale in Italia, quindi partendo dalla scuola primaria, ma anche dalla scuola dell'infanzia, quest'anno a salire, non ci sono limiti, è un progetto aperto a tutti, comunque vi può partecipare. Nell'anno scolastico 2016-2017 sono stati coinvolti 1.600.000 studenti, quindi diciamo dopo 3 anni di progetto è un grande risultato. TIM, che è partner diciamo dall'inizio del progetto, ha fornito una sua piattaforma di crowdfunding, Programma in Futuro. Non fate subito donazioni perché ancora la dobbiamo rilasciare. Comunque diciamo è già tutto pronto per sostenere l'attività del prossimo triennio. Qual era il problema che ci siamo posti con TIM? I dati dei donatori dovevano transitare sul Programma in Futuro, dove poi vengono fatte alcune operazioni a valle, proprio c'è un sottosistema che riceve i dati, li verifica, costruisce un fly in PDF con diciamo, il certificato attestato della donazione e lo invia per email al donatore. Viene chiamato Codorg per l'iscrizione a Codorg e così via. Qual è il modo, diciamo, ci inventiamo, cosa non ci inventiamo? Non ci inventiamo niente perché c'è sempre lui, il JSON Web Token. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto così. Il donatore arriva sulla piattaforma di crowdfunding, effettua la sua donazione, la piattaforma di crowdfunding che condivide con Programma in Futuro una chiave segreta, ci costruisce il token e ce lo invia. Il nostro endpoint prende il token, lo verifica, se la verifica ha successo, prende i dati dell'utente, costruisce, come dicevo, il certificato, l'attestato di dietro che lo invia e fa tutta una serie di operazioni vale di iscrizione dell'utente. Interessante, non fa.
Riferimenti, se cercate in rete ce ne sono tantissimi, diciamo io partirei proprio dalla base, dalla specifica dove c'è tutto, e poi c'è un gerutti.io che è un ottimo sito dove ci sono tantissimi riferimenti e dove sono elencate poi anche tutte le classi per vari linguaggi da implementare il token nelle proprie applicazioni. Questi sono i miei riferimenti. Poi le slide, vabbè, come sempre andranno anche su slide share. E abbiamo finito. Eccoci qua. Chiuso.